Buonasera a tutti, sono Luigi, un Aracus preferite, e bentornati su Elden Ring, esattamente alla fine dello scorso episodio. Allora, io per cortesia. Allora, ne abbiamo ancora di posti da visitare, abbiamo qua da fare, proprio ancora molte altre cose. Tipo qua non so di più dove ci sia. Da qua andiamo per qui per sicurezza. Poi andiamo qui. Dove voglio andare? Qui. Qui e qui. Andando verso l'uno. Ottimo che si toglie. Davvero qua abbiamo già visto in realtà, però magari. Esatto, ci si può. Magari qua c'è. Con la tempesta. Facciamocelo un po' rapidamente, dove c'è la tempesta, sapete, un nome ispira. No, vabbè. Carino. Scheggio di luce stellare, vabbè. Penso sia il posto adatto da cui mettersi a scendere. Oh, là sono delle meduse. Non so dove siamo. No, siamo già oltre. Sono andato in un bosco di tutt'altra zona. Andiamo con la tempesta fino a quando c'è la tempesta. Allora, andiamo verso. Quel cerchio che tanto, se tanto mi dà tanto. Avrà un'altra boss fight, direi. Ah, ok.
Questo è l'esatto boss che abbiamo già affrontato. Un'arma diversa. Cazzo vuoi? Perché questo faceva male. Anche questo ha fatto male. Ok, fase 2. Allora, il campo di battaglia è una merda. Ma una merda totale. Però, se hai un... Da qua riprendo, no. Lontanissimo. Devi salire là sopra. Dicevo, però se hai un arco lo sfondi. Il fatto è che da come l'ho visto quello non è manco un boss. Perché non ha nome, quindi è solo un nemico che però, chi lo sa, magari è troppo qualcosa di unico. Sì, ok. Qua c'è un'altra roba.
Ok, un gruppo torrente di una facilità abissale. Ok, il mo so cazzo. Mi sta colpendo, vabbè. Se penso sia dovuto al fatto che colpire tutti. Ah, non ha droppato. Ma no. Solo questo pensando che droppasse qualcosa. Allora. No, peccato. Peccato. Là c'è qualcosa però ragazzi, avete visto? C'è uno scrigno e un personaggio, quindi sarà il nostro obiettivo. Sì, i comandi del cavallo fanno abbastanza pena. Non vedo che boss ci sia. Ho rischiato.
Un talismano. Ah, proprio portava qua e buona. Allora. Sì, questo qua è semplicemente un nemico. Quello è un altro gigante. Ah no, è una piovra. E come si batte? Ah, ok. Ok. Oh, cavolo, guarda. Sono tantissimi giganti. Oddio, è pieno di gigante. No, no. Allora, andiamo con calma verso i punti che ci siamo messi, perché qua chiaramente non è posto per moi. Tutti quei giganti. E qua c'è questo gente qui. Il cimitero. Tutti i premi della coppola di Feliciano. Tu mi voleva venire contro sta capra.
Oh, una grazia, buona. Mega lag. Quindi utilizzarlo, e qua mi sa che c'è un... Oh, ciao! Everyone who came with me, only to have their arms taken. Did you know, if you're grafted by the spider, it's quite a lot. You're all on your own, Ivan, and heading to Stormvale. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Well, that makes us. But I don't have your courage. It's scary, you know, What? having your arms. I want to be like everyone else, but I'm just on nothing but. Cavolo. Oh, I know. Can you take this little. Scena di medusa spiritica. Deserves someone, and it'll be glad of your company. It was a pleasure. Oh, can you pass on a message for me? Tell them I love them, and that doesn't say I'm getting the Ok. hang of this whole. It was a pleasure to see. Oh, tell them I love them, Ok. and that. Oh. Un'altra chiave, perfetto. Direi di poter fare il level up a questo punto. Forza 16. Sto aumentando un pochino il vigore dal prossimo. Vediamo a 100 di vigore. Oh, adesso è quello divertente che finalmente... Siamo a sembrare un cavaliere. Oh, il seme d'oro. Cosa passa sotto? Quello cos'è? Questo è una ricetta. Il fatto che siamo... Ah, la medusa, siamo tornati là dove ci aspettavamo andare. Non ci mettiamo. Oh.
un invito. C'è un necromante. C'è qualcosa che gli fa prima l'invito. Cosa? Cosa ti fa prima l'invito? Scene di soldati di Godric. Grosso modo. Ok. Non mi seguono più. Qualcosa sta riportando i morti in vita. Sembra sia collegato in qualche modo a questi membri. Vediamo bene se c'è qualche altro tesoro, così prendo. Sono un coglione. Sono un emerito idiota. 1700 anime. E non è di dove... Vabbè, tanto ci trovo. Comunque, qua ci sono dei non morti. Si è gigantesca la mappa, ci passeremo 52 giorni. Prendiamoci le nostre anime. Sì, in questo episodio abbiamo fatto molto, in questo episodio stiamo esplorando. Meno male che mi ero messo 5 punti di esplorazione, siamo già a metà episodio, senza praticamente averli fatti. Ma ragazzi, vi posso dire, se vedo una cosa, ne appaiono altri 5 interessanti. Quindi qui è fantastico pensare anche che di sicuro potrà essere mega speedrunnato in maniera indecente questo gioco. Non so se siamo vicino a... Non più tramontoso, allora... Torniamo alla chiesa di Elle. Se no poi davvero non ci vado più nei posti in cui devo andare. Sarebbe un gran peccato.
Allora. Qua novità non ci sono. Per andare nei posti come scelti bisogna inizialmente scendere. E allora è più a livello del mare. Ah, andate. Un gigante. Affrontiamolo. Classica toccata fuga. La cornacchia. Non penso che si accede da sopra. Poi che sono sceso. No, niente. Là c'è un altro di quei robi. Ok, questa è la spiaggia. Ok.
Ok. Ma non mi sembra che ce l'avamo crastati. What do you need? I don't want any trouble. Boh, ok. Oh, una spada lama larga o un randello qua già. Arco corto. Non mi interessa tanto, sono già migliore. Te però sì. Mi spianto questo qua. Comunque, oggetti. Informazioni. Ok, quindi il punto di troll è la testa, il punto di della scia di terra e il corpo. Non faccio domande con lei. Oh, da qua posso saltare qua nel mio carico. Ah, ok. Commentiamo che è meglio. Non commentate, ragazzi. Non ho idea. Se purtroppo quando inizia a saltare, salti. Qua praticamente poi ci sono segreti o altro, forse lì forse puoi arrivare là da provare qua. C'è da provare. C'è da provare. Da qua salti là, là. Ok.
non ti tolga la morte questo. Ah, mica ho notato di slime. Ah, semplicemente ti riporta qua. Non ho tutta questa cosa, ok. Potrei anche aia. Qua c'è qualcosa di invisibile? Mi interessa. Aggiungere abilità. Coltello. Impronta spazzata. Addirittura. Sbagliato il tasto come al solito. Mi metto pieno. Ok. Quindi, dobbiamo tornare là. E mi sono ricordato una cosa. Mi sono ricordato, ho ricordato che qua ci dovrebbe essere da qualche parte il boss. Dobbiamo andarci a ricercare perché sono arrivato qui. Sto per suicidarmi male. Diciamo che quasi è arrivato il momento di affrontare il nostro caro campione dell'albero, come cavolo si chiamava. Che in realtà qua. E questo lo so perché si era visto, c'è un modo per arrivare a quell'isola, una grotta.
Allora. Perché non ci sono entrato nella caverna costiera? Scusate. Quindi parlavo prima, quindi la te l'avevo già raggiunta. Ok. C'è una caverna. Ah, ok. Questa purtroppo la conosco. Questa la conosco. Allora. Ho un pochino di cose perché... sacro, ma ho un seme d'oro. Ragazzi, è buio. Non vedo nulla. Ok. Infatti. Bisogna stare attenti perché... Dicendo bisogna stare attenti perché ce ne sono due. Allora. È buio come la morte. Quindi è difficile per quello.
Tocca il segno di evocazione d'oro. Sono cavaliere Istvan. Però evocando Istvan sarà, penso, ma che ne so se serve per... potrebbe servire per una quest? Quella è magia gravitazionale, vero? Pezzi da salpullo, ago da cucito. Pezzi da sartoria e ago da cucito. Prezioso ago da cucito. Oh. Interessante. Legaccio. E con questo ci vediamo al prossimo episodio.